Ha rischiato, forse rischia ancora, di passare anche lei un po' per l'elite, l'elite sindacale, perché sa che E quale abbiamo in... sarebbe l'elite? Quale sarebbe l'elite? No, io Il faccio una sindacato e i suoi distinzione. privilegi. Aspetti, no, glielo dico, perché siccome Di Sì, sì, Maio sì, sì. intanto ha detto dove stavate quando venivano Sì, sì. massacrati i lavoratori, i Sì. pensionati, venivano massacrati dai precedenti governi, e poi ha anche annunciato un taglio dei privilegi pensionistici dei sindacalisti. Voi siete pronti a fare la vostra parte? E ha Ma guardi, ragione Di no. Maio a voler Allora, combattere dei vede, questo privilegi mi permette di pensionistici chiarire vostri? due aspetti. Uno è questo, il sindacato, approfitto di questa cosa, noi siamo pagati dagli iscritti, cioè il mio stipendio non lo pago con i soldi pubblici e con le tasse, lo Certo. pago con i soldi degli iscritti, cioè delle persone che ogni mese accettano di versare l'1% in un Quindi mi fondo. faccio, scusi, Quindi, no, ma mi faccio capire una cosa. Quindi quando Di Maio dice adesso metteremo mano ai privilegi arrivo anche lì, pensionistici, arrivo anche lì. dice una sciocchezza? Dice una sciocchezza, poi dirò anche il perché. Io stavo dicendo un'altra cosa, sto dicendo che è bene che tutti sappiano che mentre chi è in Parlamento è pagato con i soldi e le tasse di tutti, Certo. quindi anche con i miei, io non sono pagato con i soldi di Di Maio, io sono pagato con i soldi di chi lavorando decide che l'1% ogni mese lo dà al sindacato, ci siamo? E i soldi pubblici attraverso i CAF, i patronati, ce li abbiamo perché facciamo dei servizi che per legge sono riconosciuti, punto. Quindi bisognerebbe che la smettessero di pensare chissà che cosa, e i nostri bilanci sono pubblici e la mia busta paga, come è noto, l'ho pubblicata sui siti quando ero in Fiom e non ho nessun problema a rendere noto dove, quanto prendo, come si spendono i Quanto soldi dei prende? lavoratori. Essendo segretario generale, non l'ho ancora presa perché la prima busta non me l'hanno ancora data. Dovrebbe essere, secondo il nostro regolamento, circa 3.700 euro netti, che è lo stipendio più alto in assoluto, che io non ho mai preso uno stipendio di quel genere lì in tanti anni che lavoro. Punto. Ma chiarisco questo passaggio per Sì, dire no, una no, cosa. no, certo. Poi arrivo ai privilegi. Le regole nostre sono le stesse di tutti gli altri lavoratori italiani, anzi a Di Maio io direi se vuole lui va all'INPS, che adesso hanno fatto anche il nuovo presidente, fa l'estratto conto sui contributi che io ho versato e scoprirebbe quanto prenderei andando in pensione, quindi è trasparente. Non esistono le nostre regole, sono un lavoratore come tutti gli altri. L'unica cosa che ho è che sono in legge 300, come si dice, sono in distacco sindacale dalle imprese in cui sono e ho mantenuto il diritto che se smetto di fare il sindacalista posso tornare a lavorare. Punto. Non ho altri Quindi insomma privilegi. Di Maio dice una grande No, io sciocchezza. dico, se c'è qualcuno, e ci può essere qualcuno, che ha fatto delle cose non regolari e quindi ha gonfiato la sua pensione, ha fatto determinate cose, se lo sa, intervenga. Io sono pronto con lui. L'INPS faccia quello che deve fare se vuole controllare. Ma continuare a raccontare che esistono cose di questa natura non sta in piedi. Aggiungo che se il problema è mettere in discussione il diritto, e cioè la legge 300, cioè che una persona come me possa essere in distacco sindacale per fare attività sindacale, ma i contributi li paga il sindacato, non li paga qualcun altro, allora quello diventerebbe un modo per limitare l'attività sindacale. Perché la legge 300, lo Ma lei statuto teme fatto nel... questo? Teme che Ah, l'obiettivo non lo finale so, sia io non le so questo? dire, può anche essere, io le sto solo dicendo che questo ragionamento, io sono Però. proprio molto tranquillo, sono bugie pure che stanno raccontando Quindi. e dietro c'è un'idea un po' pericolosa perché la libertà sindacale è permettere a chi lavora di poter iscriversi a un sindacato senza essere discriminato e la legge 300 nasce per garantire una libertà sindacale che è un elemento di direzione, non ci sono privilegi particolari. Insisto, sono io che con le mie Sì, tasse paghi i loro adesso stipendi, abbiamo. capisci? Ecco, questo è bene che si cominci a Sì, sapere vero. anche in giro.